Okay. E siamo qua per parlarvi di una richiesta stravagante. Ci hanno chiesto di parlare di coloro i quali non vanno in vacanza. Ah, ho capito. Ho capito, gli ammalati, no, i vecchietti, no, i cani abbandonati, i mafiosi. Nel senso, la mafia non va in vacanza. Mai, la mafia non va mai in vacanza. Quindi stasera vi parleremo del mafioso. Allora, lei è un pentito. Io sono? Un pentito. Sa come è fatto un pentito? Sì che lo so. Come è fatto un pentito? No, cioè, un pentito... Un pentito della mafia. Ah, della mafia. Certo, facciamolo bene. Ecco il pentito. Menghia. Ma no! Ci hanno chiesto di parlare dei mafiosi. Ora, lei sa come ci si mette in contatto con la mafia? Come si entra una famiglia mafiosa, lo sa? Si suona. Sì, si suona. C'è la tessera? La mafio card? Cosa sta dicendo? Per entrare nella mafia si entra... Ah, bisogna portare un parente scemo. Ma no! Nella mafia si entra col... vaccino. Cosa c'è da dire? Ma va! Certo! Non lo sapevo che erano... Cosa erano? Cioè, chi è che va a fare l'attentato oggi? Dai, vado io! Ma no! Nel senso, c'è una roba da uomini veri! Da uomini di panza! Ha capito? Allora, le faccio vedere come si entra in una famiglia mafiosa. Sì. Adesso io faccio il padrino e lei fa il killer più feroce della mafia. Entra nella parte. Ed ecco, davanti a voi compare lui, il killer più feroce della mafia, l'uomo più lurido, il più puttonito, il più infingardo, il più fetente, lui, il terribile Scrapuzzedda. Quest'uomo che sulla coscienza... Cioè, il killer più feroce della mafia si chiama Scrapuzzedda. Esatto. Non ha neanche bisogno della pistola, lui ammazza con il nome, quello. Lei che è Scrapuzzedda, ta-ta. Tira fuori il passaporto, fa una strage. Mio Dio, il padrino con il morbo. Ma no, questa è l'emozione. Vedo che fai è così. È l'emozione. È l'emozione. Si emozioni anche lei. Quale dei due deficienti si fermerà per primo? Ma cosa sta dicendo? Sembriamo con gli orsetti, con delle pile, sembriamo. Nel senso, è l'emozione del momento. Stai godendo? No! Sto incominciando un discorso! Ah, cioè voi quando iniziate un discorso fate... Esatto! Quando fate l'amore fate... Dunque! Vabbè, comunque si fa così... L'affetto, no? Vabbè, ma se lo tenga per lei l'affetto! No, allora figlio! Piacere, Scrapuzzedda! Sì, tu figlio, Scrapuzzedda! No, io Scrapuzzedda! Minchia! Piacere, signor Minchia! No, non sono, io sono il padrino! Tu figliuzzo Scrapuzzedda! No, io sempre Scrapuzzedda! Virgola Scrapuzzedda! Cioè, facciamo una roba! C'hai un soprannome, va bene? Puzzedda! 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 Il killer più feroce della mafia si chiama Puzzedda! Puzzedda! Ecco perché non lo beccano mai! Perché? Chi è stato? No, vabbè! Fagli un po' l'identikit se ci riesci! Servo! Puzzedda! Davanti a... Vogliamo fare un discorso prima che io vomiti? Che sì. Vabbè, fermati! Davanti a te ci sta il padrino! Tu stai parlando a Don Ciccio Colleone e quando si parla a Don Ciccio e in faccia mi devi guardare qui, no, più lontano, ma in faccia a Don Ciccio Colleone, perché quando si parla del padrino si parla della mia famiglia e io sono Don Ciccio Colleone. Ma cosa cosa c'è? Guardi che gliel'hanno rubato, eh? Che cosa? Il leone. Ma io non ce l'ho il leone. Ma lo detto, Don Ciccio con leone. Io non ho detto, sono Don Ciccio con leone. Ho detto, io sono Don Ciccio. No, scusate, chiariamo sta storia. Io sono Don Ciccio con leone. Ma siccome lì il leone non c'è, gli ho detto che ma io non rubato. Ce l'ho il leone. Hai detto che sei con leone, ma lì la bestia non c'è. Ma io non ce l'ho la bestia. E allora perché dici che sei con leone? Perché io sono con leone. Ma non c'è lì la bestia. Se arrivo dico, salve, sono tutt'uno con l'impermeabile, ma l'impermeabile ce l'ho. Dov'è la bestia? Ma non ce l'ho la bestia. Don Ciccio Leone, sicuro! Adesso questo c'è il leone che fa roar, minghia, roar! Dov'è la bestia? Io te lo dico in lingua! Scrapuzzedda, davanti a te ci sta a Don Ciccio Corleone! Ah! Oh.